Ok, dovremmo essere in diretta. Buonasera a tutti, bentornati a un nuovo appuntamento delle dirette di Storia Vera. Oggi lo facciamo di venerdì perché nei prossimi giorni non riuscivo e quindi la nostra ospite mi ha concesso di anticiparla venerdì. E parleremo di un argomento che abbiamo in parte già trattato l'altra volta con Valeria, che è l'archeologia nel mondo Maya. E parleremo di un argomento un po' particolare che adesso la nostra ospite ci racconterà. Però prima di tutto questo volevo chiedere a Maria Felicia Rega, conosciuta come May, di presentarsi e raccontarci un po' chi è, di cosa ti occupi. Va bene. Allora, sì, vabbè, come già ha detto Federico, io mi chiamo Maria Felicia, però ormai il mondo intero mi conoscono come May, anche alcune persone del mondo accademico ormai mi chiamano May, però vabbè, il mio nome intero è quello. E dunque, io sono laureata in archeologia alla Sapienza, alla magistrale, e mi sono specializzata in topografia antica, però concentrandomi sulla ricerca in area mesoamericana. E in particolar modo in area Maya. E con la professoressa Luisa Migliorati abbiamo continuato questo percorso anche con il dottorato, quindi adesso sto facendo un dottorato di ricerca alla Sapienza e con co-tutela con l'Università Comenius di Bratislava. Cioè, che c'entra Bratislava con i Maya? Semplicemente perché mi sono trovata a collaborare con un professore che si chiama Milan Kovac, che è appunto un professore slovacco dell'Università di Bratislava e che ha un progetto di scavo ormai da più di 10 anni attivo in Guatemala, in una città che si chiama Huachactun e che è nel nord del Guatemala, nel dipartimento del Petén. Il mio progetto di dottorato riguarda soprattutto uno studio di carattere topografico-urbanistico. Così come appreso insomma dalla topografia romana antica, applicato però anche in area, appunto in area Maya. E visto che scavando a Huachactun mi sono occupata di alcuni sondaggi in alcuni campi per il gioco della palla nei siti secondari di Huachactun, il mio progetto quindi si è focalizzato molto sul gioco della palla ed in particolar modo su la distribuzione territoriale e urbanistica del gioco della palla, quindi come cambia di area in area la distribuzione del gioco della palla nelle diverse città. E ho cominciato con Huachactun e poi l'ho esteso un po' a tutto il Petén, raccogliendo, insomma, catalogando i dati e cercando di fare dell'analisi, soprattutto utilizzando GIS. E spero di terminare quest'anno la tesi e vedremo. Quindi sì, mi occupo soprattutto di scavi archeologici e poi analisi urbanistiche e territoriali. D'accordo, grazie, molto interessante il tuo curriculum, hai fatto tantissime cose. E allora, facciamo così, adesso avviamo assieme la presentazione, così puoi iniziare a parlare. Invito intanto chi ci sta seguendo a fare domande che poi leggerò alla nostra ospite quando avrà terminato. Anche chi non ci sta seguendo adesso e recupera la diretta dopo può ugualmente fare domande e lasceremo poi la tua mail così possono anche contattarti direttamente. D'accordo, Va allora bene, se... quindi condivido lo schermo. Sì, se condividi lo schermo. Ok, lo vedete? Sì, si dovrebbe vedere. Vediamo se abbiamo feedback, ma dovrebbe essere tutto a posto. Ok, d'accordo. Io adesso metto il microfono muto così non ti disturbo e poi quando hai finito ci risentiamo. Va bene, perfetto. Durante la presentazione, eventualmente, se ci sono problemi tecnici di audio, eccetera, magari mi fanno sapere se
Dunque, appunto, come dicevo prima, la mia ricerca, il mio dottorato è focalizzato soprattutto sulla distribuzione territoriale e urbanistica dei campi per il gioco della palla. Ovviamente questo porta con sé uno studio proprio di questo gioco in particolare, che è un gioco che è diffuso in tutta la Mesoamerica e non solo. Ci sono stati molti ritrovamenti anche di strutture e complessi simili anche al di fuori dei confini stabiliti come confini della Mesoamerica, che comunque si tratta di confini molto fluidi e non erano già stabiliti in antichità, ma sono stati, diciamo così, creati quasi non arbitrariamente, però comunque imposti dalla ricerca diciamo, nella nostra epoca. E infatti, prima di cominciare a parlare del gioco della palla, come ha fatto anche Valeria quando il mese scorso, ovviamente voglio dare un po' di informazioni su che cos'è la Mesoamerica. È un'area geografica, sì, ma diciamo che la Mesoamerica è più quasi un concetto che è stato sviluppato soprattutto a partire dagli studi di un antropologo che si chiama Paul Kirchhoff, che negli anni 40, 1943, appunto stabilito quelli che sono gli elementi principali per definire la Mesoamerica e la sua estensione. E ovviamente i confini sia a nord che a sud sono molto fluidi, perché comunque molti elementi che si trovano anche per esempio nel sud-est degli Stati Uniti, per esempio, ci sono degli elementi che sono molto simili a quelli che trovo in Mesoamerica, tra cui per esempio anche il gioco della palla. Però in generale ci sono alcune caratteristiche dal punto di vista agricolo, come si può dire, che per esempio il tipo di semina che veniva fatto, che era con un bastone, perché comunque non c'erano strumenti come l'aratro, non c'erano animali da traino, da soma, e quindi era tutto fatto manualmente. E c'erano delle coltivazioni particolari che vengono chiamate Chinampas, e a volte sono anche ancora visibili perché sono proprio sui laghi. Ovviamente la coltivazione del mais, il mais proprio un elemento onnipresente nella cultura maya, sia anticamente sia mesoamericana in generale, ma anche recentemente, perché sono comunque molti che tuttora hanno le proprie milpas dove coltivano soprattutto il mais, e il cacao anche un elemento molto importante sia dal punto di vista di consumo che culturale. Dal punto di vista dei materiali utilizzati, una cosa molto interessante della Mesoamerica è quasi la totale assenza di metalli. Esistono dei metalli che provengono soltanto in poche aree, ci sono pochissimi riscontri, ma soprattutto di carattere decorativo. Non venivano usati, per esempio, come utensili, come armi, perché predominava l'uso di pietre come l'ossidiana, la giada o elementi fatti di argilla, di legno, ovviamente. Le strutture sono anche molto particolari, perché abbiamo queste strutture di carattere, vengono definite piramidi, diciamo, come termine di comodo, che però sono a gradoni. Le decorazioni e i pavimenti sono per lo più fatti con stucco, e ovviamente un elemento particolare è onnipresente il gioco della palla. Il sistema di scrittura epigrafico è diffuso in tutta la Mesoamerica, con sicuramente delle varianti. In particolar modo la scrittura epigrafica si è sviluppata molto in area Maya, e il sistema di numerazione anche, che è basato su un conteggio del 20, che però da 0 a 19. Praticamente il sistema prevede appunti e barre, qui diciamo la barra vale 5 e il punto vale 1. Infatti, oltre mostrerò un piccolo esempio. Poi il calendario, che è sicuramente un argomento che è stato molto molto citato insomma, anche da noi, soprattutto a partire dal 2012, su questa fantomatica fine del mondo. E no, in Mesoamerica in generale ci sono due calendari che si intersecano, che sono uno di 365 giorni, che è quello solare, che in Maya viene detto Ab, e in Nahuatl, che sarebbe la lingua parlata dagli Aztechi, è detto Xipoalli. E uno che può essere definito rituale o agricolo, che è di 260 giorni, che è lo Dzogchen per i Maya, il Tonal Powali, che vuol dire proprio conteggio dei giorni. E un altro elemento che è sempre molto delicato, molto interessante parlarne, è la presenza ovviamente del sacrificio umano, che vedremo tocca anche un po' anche il gioco della palla. Molto rapidamente, questa è una periodizzazione che ovviamente non andrò ad approfondire, però la metto per far capire qual è la differenza un po' che ci può essere con quella a cui siamo abituati nel nostro mondo mediterraneo.
Ovviamente quando noi parliamo di classico, il periodo classico greco è sicuramente molto più antico di quello mesoamericano, che va invece dal 200-250 d.C. fino al 900-1000 d.C. E ovviamente ogni area, diciamo, queste periodizzazioni così ampie hanno delle sfumature, insomma, de delle piccole differenze. In generale, comunque, ogni periodo si divide poi in antico, medio e tardo, come il preclassico, il classico, il postclassico, fino appunto all'epoca coloniale, che, diciamo, si fa cominciare figurativamente dopo la caduta di Tenochtitlan, che era la capitale dell'impero azteco. Però, grosso modo, almeno per capire di quali anni parliamo quando dico preclassico o classico. Adesso, che cos'è il gioco della palla? Allora, il gioco della palla è sicuramente un gioco molto affascinante, e gli stessi spagnoli, comunque i primi conquistadores che arrivarono in area mesoamericana, restarono molto colpiti da questo tipo di pratica, tanto comunque da lasciarci diversi resoconti e diverse, diciamo, descrizioni di come si giocava, e che sono anche molto preziose per capire effettivamente come funzionava. E ci sono molti miti da sfatare quando si parla del gioco della palla. Ovviamente, dico, quando mi è capitato di fare una lezione a degli studenti a Bratislava durante il corso di mio collega, e ho chiesto: beh, cosa pensate quando pensate al gioco della palla? Effettivamente, mi sono tenuto a mettere questa piccola scena del film La ricerca del Dorado, perché è molto carino, nonostante, ecco, il miscuglio e non c'è la precisione totale storica di molti elementi, però ecco, come mostra il gioco della palla, è molto interessante. L'idea principale che comunque si è creata intorno a questo gioco, anche grazie a tante raffigurazioni che abbiamo di sacrifici umani legati al gioco della palla, è che col gioco della palla la squadra perdente, o in alcuni casi sono persone che dicono vincente, veniva sacrificata. Perché? Perché anche, diciamo, chi vince ha l'onore di essere sacrificato agli dèi. In realtà, questa è un'affermazione che non possiamo fare con certezza, perché comunque, pur avendo delle rappresentazioni di soprattutto questa, che, diciamo, è molto conosciuta e molto famosa, che viene da Chichen Itza, quindi siamo nel nord della penisola dello Yucatan. E ovviamente ha dato l'idea che sì, il perdente venisse sacrificato alla fine del gioco. In realtà il sacrificio è connesso al gioco della palla in maniera un tantino diversa. Non possiamo dire con certezza che fossero veramente i giocatori ad essere sacrificati. Molto più probabile che, come in generale accade anche per altre pratiche sacrificali nel mondo mesoamericano, fossero prigionieri di guerra o fossero comunque delle cerimonie ben specifiche. Però anche questo lo vedremo. Ah, in generale, quali sono le fonti che abbiamo a nostra disposizione per comprendere bene che cos'è il gioco della palla? Ovviamente resti architettonici di per sé, ma questo è il campo per il gioco della palla nella grande piazza di Tikal, che si data nel classico tardo, e siamo intorno al 700 d.C., ovviamente. E poi abbiamo delle immagini su ceramiche e rilievi che sono anche molto utili, però appunto, come dicevo per l'immagine di quel rilievo di Chichen Itza, quando abbiamo a che fare con l'iconografia, ovviamente dobbiamo essere cauti a fare delle affermazioni definitive, perché molto spesso l'iconografia vuole anche far passare un messaggio. Perché se volessimo dar retta a tutte quelle rappresentazioni antiche, allora quando vediamo l'imperatore Claudio rappresentato con il corpo aitante, bello muscoloso, ovviamente sappiamo che non era così, perché Claudio, no, era anche un po' zoppo, era vecchio, quindi sicuramente non aveva il fisico divino. Quindi anche nel caso del mondo Maya, molto spesso l'iconografia vuole veicolare dei messaggi politici. E abbiamo anche delle statuette, comunque delle figurine che rappresentano giocatori della palla, e dei monumenti come questi tondi simili ad altari che venivano posti al centro dell'area da gioco, che vengono detti marcadores in spagnolo, markers in inglese. E poi abbiamo fonti coloniali che sono appunto molto interessanti, ma anche quelle etnografiche, perché il gioco della palla è tuttora vivo e tuttora praticato in molte aree dell'attuale sia Messico che Guatemala. E abbiamo un elemento molto interessante, che sono i racconti mitologici, e in questo caso specifico il Popol Vuh, di cui parlerò a breve.
Allora, per quanto riguarda i resti architettonici, basta già guardare questi due campi da gioco provenienti da tutti e due dall'area Maya, tuttavia in due zone differenti, perché questo viene da Washington, dove appunto diciamo, ho avuto la fortuna di poter scavare nel 2017 e nel 2019, e questo invece è di Chichen Itza, e già comunque le caratteristiche sono un po' diverse. In generale, comunque, il gioco della palla è formato da due strutture laterali parallele che normalmente seguono un orientamento nord-sud, ma ci sono anche dei casi di orientamento est-ovest. E normalmente hanno queste strutture laterali che vengono dette talud, ovvero sono delle queste pareti inclinate spesso fin al pavimento centrale, o che hanno poi questa interruzione verticale o una banchetta in più e una piccola parete verticale. Quello di Chichen Itza, per esempio, è completamente diverso perché ha dei muri laterali verticali e ha questo elemento di questi cerchi di pietra che non troviamo sempre. E quindi l'idea che comunque si giocasse alla palla e che il punteggio venisse fatto soltanto lanciando la palla in questo canestro, tra virgolette, non è completamente giusto. Probabilmente a seconda delle caratteristiche architettoniche il gioco veniva svolto in maniera differente, quindi magari il punteggio veniva fatto quando l'avversario non riusciva a colpire la palla o mandava la palla fuori campo. E così via. E sicuramente poi, considerando quanti secoli di vita ha questo gioco, possiamo immaginare che comunque ci sono state poi delle varianti nel corso dei secoli. E questo è un esempio di alcune rappresentazioni su ceramiche, soprattutto nel classico tardo, dove vediamo questi individui riccamente abbigliati che giocano alla palla. Molto spesso, quando vediamo questo tipo di rappresentazioni, sono membri sicuramente dell'elite, e il gioco rappresentato molto spesso è quasi più simbolico che realistico, però poi vedremo anche altre rappresentazioni invece che sono più realistiche. Anche le statuette sono molto importanti per darci informazioni, soprattutto su cosa indossavano i giocatori. E, ovviamente avevano delle protezioni come questo cinturone che viene detto yugo in spagnolo. Avevano sicuramente degli avambracci protetti e in alcuni casi venivano usati anche altri elementi. Queste sono delle rappresentazioni in pietra, ovviamente, che sicuramente non venivano indossati perché non è un elemento comodo per giocare. Era un gioco decisamente molto complicato, toccava colpire la palla col fianco e farla rimbalzare, quindi avere un cinturone di pietra potrebbe essere scomodo. Quindi probabilmente queste erano semplicemente delle rappresentazioni di quelli che erano veramente indossati, che forse erano in materiale sicuramente più leggero. E a volte poi venivano utilizzati anche questi elementi, come questa è un'accia che probabilmente veniva usata per spingere la palla. Come si vede, anche il tipo di indumento qui cambia notevolmente, quindi questo a maggior ragione ci fa capire che il gioco avesse comunque varie sfaccettature. E come dicevo prima, le fonti coloniali sono molto interessanti. E per aiutarci a ricostruire come veniva svolto il gioco, e Bernardino di Sagunio è soltanto uno dei tantissimi esempi che si possono fare di fonti coloniali a nostra disposizione e che ci descrivono molte usanze, molte pratiche, ovviamente molto spesso con un punto di vista, possiamo dire, falsato, perché comunque non erano avvezzi a certe pratiche, a volte però le descrivono senza comprendere al 100%, però dandoci comunque delle informazioni preziosissime. E il Popol Vuh è un racconto molto interessante, e c'è questa versione animata che potete trovare su YouTube, sia in spagnolo che in inglese, di tutto il racconto mitico del Popol Vuh. Il Popol Vuh è un racconto che è stato trascritto nel XVI secolo dai Maya Kiché, che sono una popolazione Maya che tuttora vive in alcune aree del Guatemala, e inizia con la storia della creazione del mondo e poi passa a descrivere la storia di questi due eroi, una Po Xbalanqué, due gemelli, che sono una traslitterazione di quelli che sono invece nomi classici, che sono Una Hao e Ashbalam, perché troviamo delle rappresentazioni di questi eroi gemelli anche di diversi secoli prima. E
Questi due eroi semplicemente sono due giocatori della palla, come loro padre e il fratello del padre prima di loro, vengono sfidati dagli dei di Xibalba, ovvero dell'inframondo, per giocare alla palla e riescono comunque ad avere la meglio su di loro e il racconto si conclude che però loro poi muoiono e rinascono. E quindi anche questo dà l'idea di come morte e rinascita siano degli elementi molto diciamo, intrinsecamente legati al gioco della palla. E come dicevo prima, tuttora è possibile trovare comunque persone che giocano alla palla, soprattutto in alcuni stati del Messico dove c'è questo tipo di gioco che Hula Malizli, che sarebbe diciamo, la parola Nahuatl per descrivere il gioco della palla, e viene da Ulama. Che fa riferimento proprio alla palla da Hollin, no? Che vuol dire gomma. E da Hollin viene proprio hule, che è gomma in spagnolo. Invece in area yucateca viene chiamato poc-ta-poc. In questi casi, per esempio, qua possiamo pensare, per esempio, soprattutto in Yucatan, che sia un tipo di rappresentazione molto spettacolare, e qui è quasi sentito come uno sport, ma ci sono anche in alcuni contesti in cui è una pratica sacra, perché è un riportare in auge una pratica dei propri antenati. E questo, per esempio, in alcune zone del Guatemala, dove c'è un tipo di gioco che viene chiamato chac o chac-chai. E cambia a seconda diciamo, di come si gioca. Per esempio, anche l'ulama, esistono varie versioni: c'è l'ulama de braso, che prevede colpire la palla col braccio, l'ulama de cadera, che prevede colpire coi fianchi, e poi anche quella de palo, ulama de palo, che invece è con un bastone addirittura. Ok, adesso andiamo più proprio nell'epoca storica, andando fin al preclassico antico. I primi rinvenimenti, diciamo, quelli più antichi che riguardano il gioco della palla, vengono da due aree che sono quelle delle principali popolazioni antiche, diciamo, le prime popolazioni della Mesoamerica. Si possono ritrovare appunto qui nel Golfo del Messico, Veracruz, dove c'è appunto la civiltà cosiddetta Olmeca, che prende però il nome, diciamo, battezzata così dagli stessi Aztechi, che li chiamano Olmechi, proprio da Hollin, che è gomma, proprio per l'abbondanza di alberi che venivano utilizzati qui proprio per la produzione del lattice, per creare le palle da gioco. E poi adesso conosco anche dove ci sono anche qui i primi insediamenti a carattere, possiamo definire come chiefdom, dove ci sono delle prime forme di elite governanti. E in particolar modo abbiamo i primissimi insediamenti, per esempio San Lorenzo, per quanto riguarda l'area Olmeca, e Pazzo della Mada, dove è stato rinvenuto il più antico gioco della palla conosciuto finora, che si data esattamente nel 1685 a.C. E sono queste due strutture parallele, già insomma, leggermente diverse, però comunque molto simili ai campi per il gioco della palla che troveremo nei secoli successivi. In area Olmeca, invece, in questo luogo, in questo piccolo monte chiamato il Manatí, c'è stato un rinvenimento incredibile di ben 15 palle da gioco integre, che quindi ci fanno capire anche com'era il materiale. E poi ci sono anche, questo l'ho già fatto vedere prima, uno yugo, e c'erano anche varie altre figurette che rappresentavano dei giocatori e che erano molto simili a quelle che poi sono venute alla luce in varie altre parti dell'area Olmeca. Qual è il materiale che viene utilizzato per produrre la gomma, cioè le palle da gioco? Quindi le popolazioni mesoamericane hanno messo in atto un processo che poi verrà fatto secoli e secoli dopo da Goodyear, che è la vulcanizzazione. E loro, ancora prima che venisse creato questo processo, avevano scoperto che comunque mixando il lattice della Castiglia elastica, che è quest'albero, con il succo della Lepome alba, questo fiore, questo vitigno, si potesse dare creare una certa elasticità. E in modo da creare poi varie strisce che messe insieme e arrotondate, le rigate, creassero proprio una palla rimbalzante. Quindi la palla rimbalzava, era proprio di gomma,
E non di pietra, come una volta mi è stato detto, no, ma giocavano con le pietre, no, giocavano proprio con le palle di gomma. E da alcune rappresentazioni che abbiamo anche proprio in alcuni glifi dell'area Maya, ci fanno capire proprio come venisse prodotta e venivano proprio create queste strisce messe insieme. E anche il nome della palla, che è Wall, questo è un logogramma. Ho mancato una O, scusate. E qui invece abbiamo il logogramma con tre sillabe che sono U, Uo e Li. Questo wall significa proprio palla, bola, pelota o cosa redonda, o anche fa riferimento al gesto di avvolgere, rendere rotondo qualcosa, formare una sfera. Quindi questo già ci dà l'idea di come venissero create le palle. E poi abbiamo per esempio quest'altro glifo che è Nab con un coefficiente numerico, in questo caso è 12 perché sono due barre che sono 5, 5 quindi 10 e due puntini che sono quindi 2, 12. E questo, che, questo termine Nab, che viene utilizzato per la misura e ci dà un'idea di quanto fossero grandi. Inizialmente si è discusso molto di quale fosse questa misura, praticamente sarebbe la misura tra il pollice e il mignolo, e grosso modo è 20 centimetri, però poi calcolandolo con i coefficienti numerici sarebbero state, diciamo, delle cifre enormi, delle palle gigantesche, sicuramente molto pesanti, ma in realtà questa misura fa riferimento proprio alle singole strisce che compongono la palla, e da questa diciamo, scansione di una delle palle rinvenute al Manatee si può vedere anche all'interno che appunto abbiamo queste spirali e come appunto viene anche rappresentata la palla proprio nelle iscrizioni epigrafiche. E questi sono vari altri esempi di iconografia, siamo appunto anche qui con il glifo Nab, addirittura qui con un coefficiente di 14, e sicuramente alcune, diciamo, diciamo, il diametro di queste palle da gioco variava tantissimo, anche a seconda forse delle occasioni. E in generale, quello che possiamo dire sul gioco della palla, ora avendo parlato insomma di come si giocava, di qual era lo strumento che veniva utilizzato, eccetera. E vorrei parlare un po' di che, un po' il significato che questo gioco poteva avere. Quello che dobbiamo tenere presente è che comunque è un gioco che ha tante sfaccettature, ha tanti significati, anche a seconda del contesto in cui viene giocato. Innanzitutto ha una valenza sicuramente politica, oltre che rituale, ovviamente. Però al di là del rito, al di là della sacralità che poteva esserci, e quello che lo rende così importante è proprio questa grande diffusione anche che c'è di campi per il gioco della palla in certi momenti storici, ci fa capire come venisse utilizzato anche come uno strumento politico, e soprattutto quando lo vediamo diffuso in determinati centri o troviamo delle rappresentazioni che coinvolgono, per esempio, due individui di due elite differenti, perché i Maya non erano un impero. Come molto spesso si dice, comunque sbagliando, i Maya erano divisi in varie città e vari regni, possiamo definirli, dove comunque ogni sovrano aveva un certo potere sulla propria città e su un certo hinterland, e rapporti politici, commerciali, eccetera, con altre città anche lontane, come nel caso di questi due individui che sono di una città che si chiama La Corona. Ah, ovviamente i nomi delle città sono nomi moderni, però in molti casi, grazie alla lettura delle iscrizioni, possiamo ricostruire anche i nomi antichi. Però molti nomi che vediamo usati oggi, anche Tikal, per esempio, anche Washaktun, sono nomi dati nel momento della scoperta, dello studio di certe città. La Corona si trova in Peten, l'area dove sto studiando, che studio io. E lo troviamo, diciamo, lo sovrano impegnato in una partita contro un rappresentante della corte di Calakmul, che è una città potentissima dell'epoca classica, che ha avuto comunque controllo e rapporti politici con tantissime città dell'area Maya. E qui, diciamo, questo rapporto politico viene esemplificato proprio da una partita, da un gioco della palla.
che molto spesso veniva utilizzato anche per rappresentare sia rapporti di scontro che di alleanze politiche. Tuttavia, è importantissima anche quella che è la dimensione sociale del gioco, perché dobbiamo, quando parliamo di popolazioni antiche, quando parliamo soprattutto dei Maya, delle popolazioni mesoamericane, siamo affascinati da questo alone di mistero che li circonda, e dimentichiamo che però erano persone, e quindi probabilmente anche loro amavano divertirsi, al di là degli eventi rituali o degli eventi sacri, dei sacrifici e così via. Sicuramente c'è una componente anche ludica. E guardando questa immagine, per esempio, di un altro vaso cilindrico, che ce ne sono molte foto fatte da Justin Kerr, che sono consultabili online, Maya Vase Database, e questa è molto interessante perché mi ricorda un po' un discorso che faceva anche Valeria, riguardante il paesaggio sonoro, quello che molto spesso si perde, no, nell'ambito archeologico. Al di là degli strumenti musicali come i suoi Yomichika Wasli, che ci aiutano a ricostruire un po' il suono antico, anche le immagini possono aiutarci a vedere come magari possiamo ricostruire persone che assistevano al gioco, o comunque il baccano che potevano fare. E anche ci sono anche vari musicisti o persone che forse anche vendevano da mangiare, e questo molto spesso viene confermato anche da rinvenimenti archeologici. Qui, per esempio, me, questi vengono, non sono dell'area Maya, vengono al di fuori dell'area Maya, da Nayarit, no, ho messo una Y in più, scusate, errore di battitura, del nord-ovest del Messico. E qui vediamo appunto la gran folla di persone che assistono al gioco, quindi che ci ricorda ancora quanto fosse anche un aggregatore sociale. E anche la posizione all'interno della città ce lo fa capire. Quando troviamo le strutture dei campi per il gioco della palla costruite in grandi piazze o vicino a determinati complessi, come in questo caso a Tikal, per esempio, e c'è questo mercato che molto spesso il mercato non è riscontrabile architettonicamente, ma poteva essere comunque un mercato di quelli temporanei. Però in questo caso, come anche a La Puente, che è sempre un'altra città che si trova sempre in Petén, è un piccolo insediamento, ma tante altre città vengono, appunto, sono strutture che sono state interpretate come aree di mercato, e molto spesso sono in presenza di un campo per il gioco della palla. Quindi possiamo pensare anche a eventi festivi o comunque l'arrivo di tante persone che giungevano qui e compravano anche da mangiare, compravano degli snack, cose che comunque sono state riscontrate anche archeologicamente. Per esempio, c'è questo sito che si chiama Trinidad de los Otros. Quando prima dicevo, no, che i nomi dei siti diciamo, vengono dati a posteriori, o comunque anche questo sito che si chiama Nishtunchich, o ce n'è un altro che qui non è visibile, Ishlu. Questi siti comunque sono siti portuali, con accesso al lago, dove sicuramente arrivavano, c'erano scambi commerciali molto attivi, c'erano aree di mercato, e in questo caso non proprio architettonicamente, ma ci sono nelle piazze, gli scavi hanno dimostrato attività di mercato, e c'è il campo per il gioco della palla. Quindi sicuramente la presenza di questi siti con campi per il gioco della palla fa parte di tutta una rete di contatti tra i vari siti, una rete commerciale sicuramente molto interessante. E questi sono tutti del classico tardo, quindi siamo tra il 600 e il 900 d.C. Tuttavia, la dimensione rituale resta sicuramente molto affascinante, e come dicevo prima, questo rapporto di vita e di morte che è legato al gioco della palla, e che ci viene tanto ricordato, insomma, dalle rappresentazioni iconografiche, come queste, anche queste vengono al di fuori della Maya, che sono di Veracruz. Però sono molto simili a quello che già abbiamo visto provenire da Chichén Itzá, ovvero questi individui decapitati con questi serpenti che fuoriescono dal collo, diciamo, questo sangue in forma di serpenti, e che ricorda anche questa connessione tra morte e fertilità, e che tutto sommato è questo. Possiamo pensare che anche in un articolo che ho scritto, per esempio, con una mia collega, e questa importanza della rappresentare la decapitazione,
sia connesso più a, anche a un aspetto, un legame che c'è tra il gioco della palla e la fertilità, e riti di fertilità connessi con lo scorrere il sangue, che richiama anche molto la resina di per sé, no? La resina che viene utilizzata per produrre la palla per giocare. E sembra quasi sangue che scorre dall'albero, lattice che sangue che scorre dall'albero. Quindi c'è questo legame molto intrinseco che permea un po' in generale le culture mesoamericane, anche nell'idea dell'autosacrificio che il sovrano faceva prima di salire al trono, donando il suo sangue, comunque il sacrificio umano in generale. E lo vediamo anche rappresentato perfettamente su questo scalone che viene da una scalinata del Tempio 33 di Ashcilan, dove il sovrano Yashunbalan o Pacaro Kawar, sarebbe uccello giaguaro, anche i nomi sono molto, molto curiosi dei sovrani Maya, che sta giocando la palla, viene rappresentato appunto come un giocatore della palla e da come è vestito probabilmente forse non stava giocando davvero perché è molto ingombrante, no? Il suo vestito, però questo rappresentare questa palla gigante, addirittura con un prigioniero all'interno, mentre qui, per esempio, abbiamo una testa rappresentata in una palla da gioco offerta poi, bruciata nel fuoco come offerta. E abbiamo anche vari resti archeologici, per esempio anche la Cenote di Cecenizza, di contenitori dove tra le varie offerte bruciate e poi gettate nel cenote c'era anche del lattice, della gomma bruciata, quindi era comunque anche un'offerta. E qui viene rappresentato proprio come diciamo, c'è un prigioniero, quindi lui sta giocando la palla con un prigioniero avvolto in una palla, che ovviamente non è un evento accaduto veramente, però Yashunbalam utilizza questo tipo di rappresentazione per esprimere sicuramente un atto politico di conquista militare di un'altra città, di diciamo, comunque uno scontro da cui poi hanno tratto prigionieri, probabilmente sacrificati. E l'iscrizione qui fa riferimento anche a degli eventi mitici. E la cosa interessante è che abbiamo qui il glifo che fa proprio riferimento, ops, scusate, al gioco della palla, questo qui. E ce n'è un altro anche dall'altro lato, adesso non lo trovo, dov'è? Eccolo qua, che ancora è indecifrato come pronuncia, però è molto simile al glifo Eb, che vuol dire scalinata, solo che è rappresentato con una palla da gioco, e quindi fa proprio riferimento al campo da gioco. Anche se curiosamente qui il campo da gioco viene rappresentato con delle scalinate, e non è l'unico caso, anche altre rappresentazioni che ho mostrato prima. Si vede come i giocatori fanno rimbalzare la palla sulle scalinate. C'è l'idea che questo sia un altro tipo di gioco, ma come dicevo all'inizio, sicuramente ci sono vari tipi di gioco differenti che si sono diffusi nel corso dei secoli, perché appunto migliaia di anni, e se pensiamo a quanto cambiano molto spesso le regole degli sport nell'arco di 20-30 anni, potete immaginare nell'arco anche di secoli. Purtroppo poi non ho messo un'immagine di alcuni murales che vengono invece da Teotihuacan, che è una città che si trova invece nel Messico centrale, dove anche lì sono rappresentati diversi tipi di gioco e non soltanto il gioco della palla, questo con i fianchi, che è quello più conosciuto probabilmente, ma ci sono vari altri tipi di gioco, anche alcuni con bastone, quindi ce n'erano vari. E per quanto riguarda, restando sempre nell'ambito della dimensione mitico-rituale, ci sono anche questi tre monumenti che sono appunto dei marcadores, che sono questi monumenti di pietra circolari che venivano posti al centro dell'area da gioco, o ce ne può essere uno proprio nel centro preciso, oppure tre in linea, quindi al centro e a nord e a sud del campo da gioco. Questi in particolare rappresentano il sovrano di Copan, Huaxilacacún Ubaacawil, che gioca la palla con un essere proveniente dall'inframondo. Quindi sempre questo legame che c'è del gioco con l'inframondo, questa morte, rinascita, legate ai cicli vegetativi.
O un altro aspetto interessante che spesso si fa notare è come anche il movimento della palla richiami gli moti degli astri, eccetera. Quindi c'è questa componente molto anche affascinante, che sicuramente era parte del gioco della palla, però non era l'unico. E ci tenevo a mettere questo monumento perché ho avuto la fortuna di trovarlo io scavando in questo sito che si chiama il Cival, nei pressi di Ouachachtun. Ho dimenticato di mettere l'autore del disegno, chiedo venia, che è Alexandre Kovinine. Praticamente, una volta venuto alla luce, quelli che si sono occupati principalmente di studiarlo sono gli epigrafisti russi, che sono anche miei cari amici. Sono molto contenta nel poter dire Dmitry Beliaev, Alex Safronov, ma anche mio collega di Bratislava, Jakub Potak, mio stesso professore Milan Kovac. Comunque sono all'attivo nello studiare questo monumento, che sicuramente è molto affascinante, molto bello. E è stato rinvenuto proprio qui, nel mezzo di questo campo da gioco, nel sito che è stato chiamato Buena Vista da mio collega Tomasz, la prima volta che l'hanno trovato, l'hanno individuato. E poi avevo scoperto che invece le persone del posto lo chiamano il Civale, quindi adesso è un misto tra Civale e Buena Vista come nome del sito. E prendo la palla al balzo proprio per mostrare anche quelli che sono i siti dove io ho scavato prima nel 2017 e poi nel 2019 nei dintorni di Ouachachtun, e dove appunto sono stati rinvenuti dei campi per il gioco della palla. Ora, Ouachachtun stessa e Indostores e anche in Kimball erano già stati scavati negli anni precedenti, nelle campagne di scavo precedente, perché comunque questo progetto è attivo dal 2009, e io invece ho scavato in alcuni, appunto, Buena Vista, Atalaia, Sakapuk, nel 2019, in questo piccolino che l'hanno chiamato El Lodo, che vuol dire il fango, perché è in un'area di bajo, quindi praticamente c'è tanto fango, ve lo assicuro, e quando ci ho scavato ha anche piovuto, era bellissimo. Però vabbè, è bellissimo comunque lavorare lì, nonostante sole, pioggia, qualsiasi cosa ci sia. Le informazioni che sono venute fuori da questi scavi, cioè, sono quelle che mi hanno dato l'idea di attuare un tipo di analisi che è stato già utilizzato in area mesoamericana da altri studiosi, come per esempio il francese Olivier Nemomolen o Annick Danis. Nemomolen l'ho attuato in Chiapas, Annick Danis si occupa invece dell'area del Veracruz, dell'analizzare la distribuzione territoriale dei campi per il gioco della palla per comprendere l'organizzazione politica che può esserci stata in un determinato territorio, soprattutto come cambia nel corso dei secoli, perché quando mi trovo magari, come nel caso di Ouachachtun, l'area centrale, perché Ouachachtun ha un suo primo insediamento nel periodo preclassico, qui poi, dopo un momento di crisi e di abbandono momentaneo, la popolazione si sposta in questo secondo nucleo urbano. Quindi qui c'è un campo da gioco che è databile nel preclassico tardo, quindi stiamo tra 300 a.C. e 150 d.C. circa, e poi invece questo direttamente nel classico tardo, quindi già stiamo dopo il 600 d.C. Tutti i siti satellitari, la maggior parte, si datano quasi nel preclassico, quindi possiamo pensare che ci fosse una rete di elite, ogni gruppo di elite con il proprio campo da gioco, e quindi possiamo stabilire che rango potesse avere ogni singolo centro, anche grazie alla presenza nel gioco della palla. Però non solo, anche vari altri complessi, vari altri elementi possono aiutarci a capire quale fosse l'importanza politica di un determinato centro. Però il gioco della palla era sicuramente uno strumento, visti i suoi significati, le sue sfaccettature e quanto fosse diffuso, possiamo pensare che dove era presente sicuramente c'era un gruppo di elite forte, soprattutto quando si trova nel centro della città. Perché esistono anche altri casi, e infatti sto cercando anche nella mia tesi di fare queste distinzioni, in cui i campi per il gioco della palla sono emersi in aree residenziali, quindi sicuramente il sito aveva una certa importanza, ma la presenza di un campo per il gioco della palla in area più periferica può indicare che quel gioco in particolare avesse altre funzioni rispetto a quello nel centro civico-cerimoniale, nella piazza monumentale e così via. Quindi distinguere un po' tra un carattere più elitario e un carattere più popolare e sociale. E
Questo, grosso modo, è quello che sto raccogliendo finora. Ci ho tenuto a mettere una pianta di quello che ho raccolto finora. In realtà, questa, quando ho fatto questa, alcuni mancavano ancora. Sono arrivata a quota 153. Adesso li sto cercando di metterli in ordine per bene. E questo, giusto per concludere, era uno sguardo cronologico, diciamo, di sintesi. Sulle, i vari cambiamenti che si sono verificati in generale, non soltanto nell'area dove sto studiando, ma più in generale nell'area Maya, come cambia l'uso del gioco della pala nel corso dei secoli. Quindi abbiamo un primo momento di grande sviluppo e costruzione anche nei siti secondari e ne abbiamo tanti esempi, cioè per esempio il nordovest Yucatan, c'è appunto il territorio di Washaktun e tanti altri dove c'è questo proliferare di costruzione dei campi per il gioco della palla durante il preclassico tardo, però c'è poi una sorta di abbandono, di crisi dopo la caduta di una città importante che è il Mirador. E da questo momento in poi, soprattutto in questo piccolo arco di tempo, sembra che si perda un po' nel momento in cui si rioccupano i vecchi centri urbani, eccetera. Per parecchio tempo pare che non ci sia una costruzione dei campi per il gioco della palla durante il cosiddetto classico antico, anche se alcuni esempi ci sono, ma è interessante che ci siano tante rappresentazioni del gioco della palla e tanti elementi che si possono far corrispondere al gioco della palla, anche se spesso non si trovano le strutture, che invece proliferano nuovamente in maniera abbondante e capillare, di nuovo tra il classico dato e il terminale, e ovviamente anche nel post-classico, perché diciamo, il mio limite cronologico, bene o male, è il classico terminale, perché nell'area dove studio ci sono pochi residui del post-classico, perché c'è questo famoso collasso Maya, che dico tra virgolette perché non è la civiltà Maya non è scomparsa ovviamente con il collasso, ma c'è stato semplicemente una crisi generale con l'abbandono di tante città e molte, diciamo, fiorisce di più l'area del nord delle terre basse. Ci sono ovviamente ancora tante altre città abitate durante il post-classico, ovviamente anche l'area del Petén, se pensiamo che anche dopo l'arrivo degli spagnoli e durante l'epoca della conquista c'erano ancora popolazioni attive, però le grandi città del periodo classico vanno, diciamo, vanno in crisi e il grosso anche dei campi per il gioco della palla, diciamo, delle strutture, diciamo, dei centri più importanti sono nel nord dello Yucatan, come appunto Chichén Itzá, e, o anche nel Messico centrale, dove appunto nel periodo del post-classico nasce e si sviluppa il dominio azteco. E con questa slide io ho concluso. E spero che sia stato tutto chiaro, di non aver corso troppo, cercato di fare una panoramica generica perché ovviamente è un argomento talmente vasto che non sapevo su cosa concentrarmi in particolare. Io ti posso anticipare che è stato tutto chiarissimo, anzi ti ringrazio perché secondo me è un contributo prezioso che hai voluto Grazie dare su questo mille. canale, anche perché la cosa così che mi ha colpito di più è che noi siamo abituati in generale in archeologia a parlare di funerario, di morte, quindi di cose negative. Tu hai dato una chiave di lettura un po' particolare, quindi qualcosa che è più familiare alla vita di tutti i giorni, il gioco, tanto che io non sono un amante degli sport di squadra con la palla, quindi non mi piace il calcio, mi piace un po' di più il basket, però in generale è bello far vedere che anche in antichità si viveva e per certi aspetti si viveva anche come viviamo noi tutt'oggi, non è un mondo così lontano da quello che viviamo adesso. Sì, sicuramente c'era un aspetto rituale molto più importante, questo è innegabile perché anche magari gli stessi avvenimenti più sociali avevano un legame diciamo, con qualche evento rituale importante, questo è sicuro, però a me piace sottolineare di come anche gli antichi fossero degli esseri umani e che non tutto era rito, non tutto era per forza sacro. Il gioco della palla è sicuramente una pratica
sacra, importantissima, e lo vediamo appunto da questa proliferazione anche di immagini un po' più sanguinolente. E sicuramente c'era l'elemento del sacrificio legato al gioco della palla. Ci sono anche rinvenimenti. Questo ho dimenticato di dirlo. Per esempio, sotto alcune strutture, anche al centro, per esempio, la mia collega con cui ho scritto questo articolo su una rivista del nostro dipartimento lì a Bratislava, lei sotto al Marcador, al centro del capoggiolato, ha trovato un resti di un teschio. E anche altrove ci sono stati questi ritrovamenti, quindi comunque l'elemento della morte e del sacrificio era sicuramente presente nel gioco della palla. Beh sì, sicuramente in antico in generale il rapporto con la spiritualità era molto diverso. Adesso viviamo in una società che ha non so, dei meccanismi economici, sociali completamente diversi. Ecco, quindi da questo punto di vista sicuramente anche molte pratiche erano molto più legate alla spiritualità. Poi un'altra cosa che così mi ha colpito perché mi ha fatto un po' tornare bambino. È lo spezzone che hai mostrato di quel film, Alla ricerca di Eldorado, perché mi ricordo che lo vidi al cinema con i miei genitori da piccolo. E tra l'altro il cinema era completamente pieno, tanto che ci siamo dovuti sedere sugli scalini, cosa che adesso sarebbe impossibile, non te lo farebbero mai fare. E mi ricordo che fu la prima volta che in qualche modo compresi che esisteva un mondo Maya, proprio con quel film, quindi, e penso che sia così anche per molti altri. Sì, sicuramente. Sì. Allora, d'accordo, e ti ringraziano quelli che ci hanno visto, però non hanno fatto Grazie. domande per adesso. Ok. Li invito comunque sia loro, se non voglio fare una domanda adesso, sia chi ci seguirà poi e la recupererà a fare domande, perché comunque o le mandano a te oppure te le giro, in ogni caso riceveranno risposta. Ti Certo. faccio anch'io, se ti fa piacere, un paio di domande di curiosità che mi sono venute in mente guardandoti. Allora, la prima in realtà è una domanda che non ti avevo detto e ti avrei fatto, ma perché mi è venuta in mente mentre parlavi. Ok. Si può in qualche modo dire che i giochi attuali che si praticano legati quindi a una palla e a una squadra come il calcio, mi viene in mente il basket e tutti gli altri, in qualche modo abbiano un legame con questo gioco della palla? Cioè è stata fatta una cronologia per poter dire questo o è un po' È un po', così? diciamo che è un po' difficile stabilirlo perché, come tanti, tanti elementi che sono sopravvissuti nel corso dei secoli, ricreare proprio un legame diretto a volte è difficile, soprattutto in area mesoamericana dove c'è stata questa cesura pesante con il periodo coloniale. Molte cose si sono salvate, appunto, il gioco della palla in alcune aree continua ad essere praticato e non so se è direttamente connesso al calcio, per esempio, perché penso che esistano altri sport anche no nostri, tra virgolette, antichi, che abbiano invece dato, diciamo, che siano alla radice di quello che poi è il calcio come lo conosciamo, il basket, eccetera. Questo secondo me invece è un gioco abbastanza peculiare, è il gioco della palla, quindi infatti così viene praticato in Messico, in Guatemala, ovviamente, come dicevo anche all'inizio, conoscere perfettamente lo svolgimento al 100% è impossibile, però ecco, il fatto che si possa praticare vuol dire che bene o male si possono ricostruire un po' le regole di gioco. Però sì, è unico secondo me nel suo genere. Ah, però ci sono altre aree dove sono state, nell'area dei Caraibi, per esempio, i Taino, le popolazioni che vivono nell'area delle Antille, eccetera, o come dicevo anche all'inizio, nel sud-est degli Stati Uniti, e anche lì, comunque, questo, beh, da una parte dimostra anche il legame con la Mesoamerica, soprattutto nel sud degli Stati Uniti.
perché ci sono proprio dei campi per il gioco della palla lì, e anche più a sud, oltre il confine, quasi verso lo, come si chiama, lo stretto di Panama. Anche lì ci sono degli elementi molto simili alla Mesoamerica, quindi fa capire che i confini sono molto fluidi. Ah, d'accordo, beh, interessante, questo ad esempio non lo sapevo. No, ti ho fatto questa domanda perché così a livello proprio ideale mi piaceva l'idea di poter in qualche modo dire che purtroppo noi in Europa ci portiamo questo fardello di aver distrutto un mondo dall'altra parte nel corso del tempo. Mi piaceva l'idea che magari qualcosa di quel mondo fosse arrivato qua. Però magari è così, dopo bisogna vedere perché fare questo tipo di affermazioni è sempre un pochino difficile, però Sì. Ci è interessante. sono diversi secoli di mezzo. Sì, oltre chilometri anche Ah, per la beh, sì, medista anche quello. spaziale. Va bene, allora ti faccio un altro paio di domande, però comunque ne è arrivata una di Valeria, quindi ti faccio prima quella. Allora, sai se ci sono dei contesti attualmente dove si pratica, aspetta, dove si ripratica come nel passato, come in una nostra rivocazione storica il gioco della palla? Sì, forse mi sa che perché l'è arrivata magari poco dopo, mi aveva detto. Sì, Sì. ci sono tanti contesti attuali dove si pratica ancora, sia come elemento spettacolare, quasi turistico, come poi i voladores che sono sulla costiera Maya, no? Anche lì c'è, ho messo all'inizio della presentazione il poster, no? A Merida, del Poc-ta-Poc. Che come si dice il gioco della palla in Maya Yucateco, però soprattutto c'è l'Ulama che in Sinaloa, in Messico, che viene praticato, come dicevo durante la presentazione, di tre maniere: o Ulama Litli, o anche semplicemente Ulama, può essere di braccio, di cadera o di palo, quindi giocato con il braccio o con i fianchi, come il gioco della palla Maya, o con dei bastoni. E anche in area guatemalteca ci sono delle comunità che praticano il gioco della palla, anche da un punto di vista proprio di richiamo ancestrale, quindi non soltanto come pura pratica. E a quanto so, esistono proprio delle competizioni internazionali, cioè sempre locali, però insomma tra no, anche internazionali, sì, tra vari stati, tra Messico e Guatemala, Messico e Belize, e mi sa che pure alla UNAM era stato fatto una sorta di campionato del gioco della palla. Quindi sì, è molto sentita come cosa. Mi piacerebbe tanto assistere, non l'ho ancora fatto perché, ahimè, non ho avuto modo di unire questo aspetto della mia ricerca di assistere ad una partita. Mi piacerebbe molto, però. Sì, deve essere affascinante. Anche beh, non c'entra nulla. Io ho scoperto di recente che esistono delle squadre di Quidditch, che è lo sport di Harry Potter. Quindi, Sì. se esistono per uno sport inventato, cioè, tutti gli sport sono inventati in realtà, però da uno sport che Sì, deriva però dalla quello è letteratura. particolarmente fantasioso, insomma. Sì. Sicuramente non voleranno le No, no. scommesse. Anzi, penso che sia anche molto più complicato perché devi adattarlo poi alle possibilità Esatto. umane. Però sì, appunto, riuscire in qualche modo a tornare indietro e recuperare quello che è stato anche questi sport, secondo me è importante, oltre che affascinante, perché è sempre Sì, bello sì. recuperare il passato. Non mi ricordo che anche a Washington, dove c'è un'area, un complesso che vi ho detto Gruppo E, e di fianco qualcuno aveva disegnato un campo da gioco, forse per giocarci. Avevano fatto tipo, non so chi l'ha fatto, se solo, beh, sicuramente, o forse i bambini, non ho capito, perché ha fatto è carino. Avevano fatto tipo un pannello disegnato anche col cerchio in alto, chissà, forse ci stavano giocando.
gli abitanti di Washington. Beh, questo è ancora meglio che sia una cosa proprio spontanea. Sì. Allora, visto che abbiamo sforato l'oretta, io ti farei un attimo altre due domande e poi se vuoi ci salutiamo. Io ti volevo chiedere se hai dei libri o della letteratura da consigliare a chi ci segue e poi un'altra domanda, se ti occupi di qualcosa al di là dell'università di cui vuoi parlarci, di cui vuoi raccontarci. Allora, per quanto riguarda i libri da consigliare, è un po' complicato, cioè, ce ne sono tantissimi, ovviamente. Quelli che bene o male mi vengono in mente, beh, in italiano. E, beh, sicuramente c'è Linguaggio del potere di Davide Domenici, che è uno dei libri che, diciamo, quando ho fatto l'esame all'università col professor Lupo, era uno dei libri da studiare, o anche il passato indigeno di Alfredo Lopez Austin e Leonardo Lopez Lucan. Però questi sono, cioè, il passato indigeno è un po' proprio una panoramica generica. Base è anche un po' vecchiotto. E altrimenti, recentemente è uscito un libro che si chiama The Maya Voices in Stone. Mi sa che è stato pubblicato sia in inglese che in spagnolo, però è un bestione enorme. Io l'ho consultato alla biblioteca centrale dell'Università Città del Messico. E lì però ci sono tantissimi contributi di tanti, tanti studiosi che si occupano dell'area Maya. E quindi tutto quello che si vuole sapere sull'area Maya, secondo me, è in quel libro. Altrimenti, non so, c'è Chronicles of the Maya Kings and Queens di Simon Martin e Nicolai Gruber. E poi, beh, poi ci sono proprio i libri di base tipo Breaking the Maya Code, che penso che sia stato tradotto anche in italiano, che è sulla traduzione del codice Maya, cioè quindi dei glifi Maya, che è di Michael Coe, e purtroppo recentemente è scomparso, recentemente tra virgolette, già è passato un bel po', però sì, purtroppo è scomparso negli ultimi anni. Altrimenti sì, questi sono un po' quelli che mi vengono in mente. Chi vuole magari avere qualche consiglio bibliografico, se ha qualche interesse specifico, magari visto che è un argomento così vasto. E se lasci la mia email, chiunque ha delle curiosità o appunto dei consigli, un po' se volete c'è il mio profilo di accademia. Ok, sì, ti seguiremo sicuramente anche su Accademia. E L'altra domanda. l'altra Ah, sì, domanda è di giusto. quello che fai se ti occupi di qualcosa al di fuori dell'università. Allora, di varie cose, diciamo che in particolare una cosa che occupa gran parte della mia vita è io faccio parte di un'associazione che si chiama Comunitas Populi Romani, proprio a proposito di recuperare il nostro passato, e noi lo facciamo da un punto di vista religioso, seguendo il calendario romano e i riti romani. Infatti domani celebriamo gli Agonalia, purtroppo online perché la situazione è ancora quella che è. E quindi sì, noi leggendo i testi degli autori latini seguiamo il calendario, comunque le pratiche come ci vengono descritte, ovviamente riadattando ai nostri tempi, perché per gli Agonalia, per esempio, era previsto il sacrificio di un caprone, e noi ovviamente non possiamo. Io sono anche vegana, quindi non sacrificherei mai un caprone, però ecco. Adattiamo un po' le offerte alle divinità nell'epoca moderna, ecco. Poi vabbè, tanti vari piccoli interessi, musica, eccetera, però sì, questo è sicuramente quello più che mi occupa la maggior parte del mio tempo. D'accordo, quindi magari metteremo anche il link al tuo gruppo, al sito, non so se avete un sito. Beh, Sì, interessante questo. abbiamo la pagina di Facebook, e abbiamo un canale YouTube. Fate video? Sì, abbiamo smesso per parecchio tempo perché nessuno aveva la pazienza di fare video, però adesso abbiamo
uno dei nostri, che si chiama Anthony, che sta facendo molti video. E adesso, appena finirà tutta questa zona rossa, arancione, gialla, eccetera, torneremo a rivederci e ne faremo sicuramente altri. Ah, va bene, allora mettiamo anche il link sicuramente al canale YouTube così possono seguirvi. E d'accordo, allora direi che ci possiamo salutare. Mari rimani così ci salutiamo poi in privato adesso che ci vediamo. Certo, E ti ringrazio ancora per il tuo intervento e certo. ringrazio chi Grazie a te, mille. ringrazio anche chi ci ha seguito e chi ci seguirà nei prossimi giorni. Grazie a tutti, Ciao a ciao. tutti, alla prossima!